Buongiorno, oggi parliamo delle procedure per la tutela della nostra salute nel momento in cui al Formez organizzeremo i prossimi concorsi pubblici. Come sapete, dal mese di maggio la possibilità di organizzare i concorsi pubblici ritorna, però dato che siamo ancora in piena pandemia, abbiamo problemi di salute pubblica che tutti noi conosciamo, questi concorsi devono essere organizzati seguendo dei rigidi protocolli a tutela della salute di tutti, sia dei partecipanti e sia ovviamente del personale che assisterà e renderà possibile questi concorsi. Di che cosa si tratta? Vi anticipo alcune delle precauzioni che verranno prese. Allora, innanzitutto verranno selezionati dei posti, dei luoghi che siano sufficientemente capienti per permettere il giusto distanziamento tra ogni candidato. Ogni candidato deve avere attorno alcuni metri quadri proprio per evitare che ci sia un contagio assolutamente involontario, ma che però purtroppo potrebbe succedere. Le fasi di entrata e le fasi di uscita verranno gestite in un modo specifico per evitare gli assembramenti. C'è un tema di mascherine, quindi tutti coloro che sosterranno la prova e il personale dovranno avere una mascherina FFP2 che nel caso dei partecipanti verrà fornita direttamente dall'organizzazione. Ci saranno le cose a cui siamo oramai abituati, ovvero controllo della temperatura, la disponibilità di gel antivirale e sarà richiesto a tutti i partecipanti e al personale di Formez l'aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Questo a maggior ragione per tutelare la nostra salute e per permettere finalmente, dopo mesi di attese e di stasi, la ripresa dei concorsi pubblici. Grazie e buona giornata.